Punti alla meta. L'evento, organizzato dal gruppo podistico Quadrifoglio in collaborazione con i comuni di Fidenza, Noceto e Medesano, con circa 135 partecipanti, oltre agli amministratori comunali, con partenza alle ore 8:30 da Fidenza. Tre tappe ristoro e arrivo a Medesano attorno alle 14. Prima tappa di 7 km fino a Sicomonte, con un piccolo ristoro a cura dei volontari del gruppo Alpini di Fidenza. Seconda tappa di 12 km fino a Costa Mezzana. Terza tappa di 22 km fino a Medesano. Questo evento, dichiara la consigliera Barbara Faroldi, è stato organizzato dal Comune di Fidenza e dal gruppo podistico Quadrifoglio. Fa parte del Francigena Fidenza Festival. Noi, come il Comune di Noceto e quello di Medesano, partecipiamo all'evento come comuni sulla Francigena. Lenti alla meta è il titolo e è il motto del pellegrino, il cammino lento, ognuno col proprio passo, ognuno coi propri ritmi e coi propri limiti, anche fisici, ma la via Francigena è per tutti e la meta quotidiana è l'obiettivo. L'intento e la volontà dei comuni è la riscoperta dei propri territori, delle tradizioni enogastronomiche, della socialità, dello scambio culturale, con un turismo non di massa, un turismo rispettoso del territorio e dell'ambiente, così come dovrebbe essere l'animo del pellegrino. Si lavora a livello istituzionale per il riconoscimento del cammino sulla via Francigena come patrimonio dell'UNESCO, per il valore di scambio culturale e unione di popoli di tutta l'Europa. Una splendida giornata, dichiara il sindaco Massari, con cui tanti fidentini e non solo hanno celebrato la via Francigena percorrendo sotto uno splendido sole la tappa Fidenza-Medesano. Fondamentale il supporto della polizia locale e delle associazioni di volontariato, tra cui Associazione Nazionale Carabinieri Fidenza. L'organizzazione, curata nei minimi dettagli, è stata merito del gruppo podistico Il Quadrifoglio, capitanata da Antonio Gasparelli, a cui va un grande plauso. Alla partenza da Fidenza erano presenti il sindaco Massari con l'assessore Maria Pia Bariggi. Bellissima iniziativa che ha visto la collaborazione di tre amministrazioni comunali per la valorizzazione del territorio, grazie all'impegno per il comune di Noceto, all'assessore Verderi e alla delegata Faroldi, dichiara la consigliera Cecilia Melegari. E dall'arrivo a Medesano c'era il sindaco Giovanelli, che ha accolto i podisti in piazza con un punto ristoro e tanti sorrisi felici. Grazie, questo è un bel appuntamento organizzato dall'associazione del Quadrifoglio, dal comune di Fidenza, in collaborazione con il comune di Noceto di Medesano, per quale ovviamente abbiamo anche patrocinato l'iniziativa. È importante continuare a lavorare sulla Francigena, sulla promozione del territorio. Un itinerario culturale, religioso e anche spirituale che ci dà modo di valorizzare dal punto di vista turistico quelle che sono le nostre bellissime colline. Quindi grazie per aver partecipato, siete in 130, un numero davvero considerevole, quindi grazie Gasparelli e tutto lo staff per il lavoro che avete messo in campo per questo evento che si inserisce nel contesto del Francigena Fidenza Festival. E quindi è importante esserci, e anche perché credo che la tappa Fidenza-Medesano sia anche bella dal punto di vista del panorama, diciamo, del contesto naturalistico in cui appunto avete camminato. Quindi grazie davvero di cuore per essere qua. Io credo che questa sia un'iniziativa importante perché secondo me segna un passo per il futuro del podismo lento, di quelle che sono le camminate. Quindi si esce da un sistema un po' superato negli anni scorsi e secondo me si va verso queste soluzioni. Bisogna lavorarci su e provare a stare insieme. Grazie ancora a tutti. Com'è andata? Bene, tutto bene. C'era caldo? Bel percorso, caldo, però andava bene. Un po' fresco, va benissimo. Eravate tantissimi, eh? Tantissimi, sì, grazie. È stato divertente? Bellissima, bella esperienza, ne vale la pena. Posto bellissimo, mezzo alla natura, uno spettacolo. Grazie a voi. Bellissimi percorsi, bellissima domenica in compagnia. Domenica alternativa.